mi dispiace molto non poter essere lì con voi, ma sono molto felice di poter contribuire alla discussione di oggi sul nesso tra crisi climatica, economia e cura. Quello di cui vorrei parlarvi è la necessità di cambiare il modo in cui parliamo di economia, questo mostro sacro a cui vengono sacrificate vite, come la pandemia ci ha reso evidente, e liberarci una volta per tutti da questa deferenza che abbiamo verso quelle cose che non capiamo bene come funzionano, ma che sappiamo che governano le nostre vite, le cose a cui dobbiamo sottometterci, che poi a guardarle bene non sono cose, ma sono relazioni, sono rapporti di potere. Quella di cui oggi sentiamo parlare come l'economia è un discorso politico che riflette un ordine geopolitico mondiale, quello del post-45, in cui la crescita del PIL, del prodotto interno lordo, diventa la misura quasi incontestata del benessere nelle economie capitaliste. E questa misura del benessere, il PIL, viene adottata dalle Nazioni Unite come criterio universale di valutazione delle politiche economiche. Questo discorso economico è quello che Mark Fisher chiamò il realismo capitalista, cioè quell'atmosfera diffusa, intangibile, che avvolge tutto facendoci credere che non ci sono alternative. L'idea che la crescita del PIL e il capitalismo in generale non è che sia perfetto, ma è l'unico sistema realistico e che il discorso economico ci deve salvare dall'illusione che esistano alternative. Ora, i limiti ecologici di questa economia politica della crescita del PIL, erano già diventati chiari, evidenti nei primi anni 70, all'epoca del rapporto del Club di Roma sui limiti alla crescita. E ovviamente oggi quelle previsioni sono state ampiamente superate dalla realtà. I dati sulla degradazione senza precedenti della biosfera negli ultimi 4-5 decenni in particolare, cioè l'epoca storica che è stata chiamata la grande accelerazione, ci mostrano il fallimento dell'economia della crescita in termini della sua insostenibilità biofisica, ambientale. Quel discorso ecologista è stato poi inglobato in un discorso egemonico sull'economia, quindi ha perso la sua carica, diciamo, di rivoluzionaria, di contestazione del sistema ed è diventato poi il discorso dominante sullo sviluppo sostenibile e sulla crescita verde. Oggi si parla in termini di limiti planetari, no? I planetary boundaries. Insomma, l'idea di definire gli spazi, i limiti entro cui questo sistema, il sistema economico dominante, l'unico possibile secondo il discorso egemonico, si possa riprodurre all'infinito. Insomma, oggi viviamo immersi in una nuova versione del discorso economico egemonico, un'atmosfera che possiamo chiamare di realismo ecocapitalista. Dato che il capitalismo è l'unico modo possibile per creare benessere, il problema è come permettere che continui dentro i limiti imposti dalla natura. L'obiettivo non è la scomparsa delle disuguaglianze sociali, delle disuguaglianze globali, l'abbattimento dei rapporti coloniali, dei rapporti patriarcali, ma soltanto la sostenibilità della crescita economica. Se ci fermiamo a un ecologismo di questo tipo, tecnico-manageriale, non siamo in grado di vedere i limiti anche sociali dell'economia della crescita. Limiti che oggi sono diventati evidenti con i dati sull'acuirsi senza precedenti delle disuguaglianze sociali su tutte le scale, l'allargarsi della forbice tra chi ha e chi non ha, e il fatto che l'attuale sistema economico, l'economia della crescita in versione neoliberista, si regge su questa forbice, si regge sulle differenziazioni, sulla competizione e sullo sfruttamento. Senza queste cose non ci sarebbe crescita economica. Quindi queste cose ci vengono presentate come inevitabili, mali necessari a nutrire la macchina inesorabile dell'economia che senza di esse non cresce. E se l'economia non cresce, ci viene detto, è l'abisso. Invece dobbiamo renderci conto che le disuguaglianze segnalano il fallimento dell'economia della crescita dal punto di vista del benessere umano, non soltanto dell'ambiente. L'aumento delle disuguaglianze ci dice che in questo tipo di economia c'è bisogno di lavorare sempre di più e con sempre minore valorizzazione per poter semplicemente restare in vita, per non affogare. Questo è stato il cambiamento che ha vissuto la mia generazione in questa parte del mondo e che è diventato la realtà diffusa per tutte le generazioni successive.
Altro che fine del lavoro, quello che è finito sono piuttosto i diritti del lavoro e insieme ai diritti anche la possibilità di realizzare le potenzialità umane e sociali attraverso il lavoro. Per questo la rivendicazione di un reddito universale di base, con tutte le sue contraddizioni, è diventata oggi sempre più importante. Naturalmente tutto questo non è stato un processo storico incontestato, al contrario, la critica e le pratiche alternative ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso, hanno reso possibile tenere viva una resistenza all'insostenibilità del modello economico egemonico, una resistenza che la crisi climatica ha mostrato essere la resistenza del vivente, umano e non umano, contro il capitale. A me pare che oggi questa resistenza sia rappresentata in maniera chiara e forte dall'idea di decrescita, un'idea che si declina ormai in forme nuove, cioè chiaramente anticapitaliste, femministe e decoloniali. Per decrescita ormai si intende un percorso di liberazione dall'ideologia della crescita del PIL, una presa di coscienza dei suoi limiti come insuperabili, è un rifiuto di sottomissione ai suoi imperativi, è dunque un percorso di cambiamento strutturale dell'organizzazione economica, in modo che i flussi di materia e di energia, l'estrazione di risorse e la loro dispersione in forma di rifiuto diminuiscano sempre di più, mentre aumenti al tempo stesso il benessere umano e non umano. Dal punto di vista teorico, questo potrebbe essere il cardine di un'economia politica alternativa a quella della crescita, un'economia politica della decrescita, un nuovo modello di pensare e programmare l'economia a livello nazionale e globale, prendendo atto dell'insostenibilità sia ecologica che sociale della crescita. Ma attenzione che la decrescita non si regge soltanto sul presupposto della insostenibilità ecologica, altrimenti diventerebbe un discorso tecnico-manageriale come quello del Club di Roma, come quello dello sviluppo sostenibile. E probabilmente il capitale e sicuramente il patriarcato, il razzismo, lo specismo troverebbero il modo di riprodursi in assenza di crescita del PIL. Per liberarci davvero dal sistema che ha prodotto la crisi climatica, la pandemia e tutte le ingiustizie, dobbiamo avere un piano perché le alternative al modello economico egemonico si possano affermare. Per questo oggi in molti questo piano lo chiamano Green New Deal, una nuova versione del New Deal degli anni 30, una versione in cui gli obiettivi ora sono diventati tre: sostenere la crescita, ma anche permettere la riconversione ecologica e la riduzione delle disuguaglianze. Il problema è che questi tre obiettivi non sono compatibili. Non solo la crescita immateriale, la crescita che non consumi risorse, che non produca rifiuti è una chimera, ma la globalizzazione competitiva ha reso impossibile una crescita economica senza sfruttamento. Dunque l'obiettivo della crescita va abbandonato, non ne abbiamo bisogno e ci impedisce di raggiungere gli altri due obiettivi. Dunque un vero Green New Deal deve andare oltre i limiti del New Deal, i limiti delle politiche keynesiane di piena occupazione. Bisogna ripensare il significato di piena occupazione oggi in termini di cura. O meglio, di cura del comune, cioè cura delle relazioni di interdipendenza tra gli esseri umani, tra questi e il mondo vivente e con l'ambiente biofisico. Abbiamo bisogno di cura, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Una cura estesa dalla sfera domestica a quella sociale e ambientale, come nuova dimensione della piena occupazione. Questo è un lavoro ad alto valore sociale, lavoro davvero necessario per il benessere collettivo. C'è un lavoro immenso da fare per riconvertire l'economia verso l'abbattimento delle emissioni, la riconversione. Abbiamo bisogno di energie, abbiamo bisogno di competenze e creatività di tutti, nessuno escluso. Non si tratta soltanto di passare alle energie pulite, ma di ripensare la produzione del cibo, per esempio, dall'agricoltura alla pesca, all'allevamento, di ridisegnare tutte le attività di produzione e circolazione dei beni. Non c'è mai stata una sfida più colossale all'organizzazione sociale ed economica di questa, anche perché oggi la sfida è globale. Per affrontare questa sfida in modo radicale e democratico, un primo passo fondamentale è quello di eliminare il ricatto occupazionale una volta per tutte. Quindi, piena occupazione deve significare che tutte e tutti dobbiamo poter contribuire con il nostro lavoro alla transizione giusta. E questo contributo va riconosciuto e remunerato e attribuito pieni diritti attraverso un reddito
partito, un reddito di cura, e attraverso il reddito indiretto anche, per esempio l'accesso alla casa, al trasporto pubblico, ad una sanità pubblica degna di questo nome, eccetera, eccetera. Insomma, è tempo di riconoscere il lavoro di cura come cardine del sistema economico, forma di lavoro in cui l'essere umano si possa realizzare in modo vero e completo, non attraverso la separazione dalla natura e il dominio tecnologico, ma attraverso il riconoscimento di una interdipendenza col mondo naturale, quello che possiamo chiamare un interspecies being, un essere interspecie. Quindi rivedendo un vecchio termine marxiano, no? L'essere umano che realizza le potenzialità della sua specie attraverso una relazione non estrattiva ma di commoning, di comunanza, non di sfruttamento e degrado del mondo naturale, ma di comunanza e rispetto con i suoi simili, con le altre specie e con l'ambiente che supporta. Perché questa forma più avanzata di realizzazione umana interspecie possa realizzarsi in pieno, c'è bisogno di socializzare la cura, metterla al centro dell'economia politica. C'è bisogno di un sistema di valorazione capace di riconoscere e compensare materialmente il lavoro di cura con un riconoscimento formale, ma non solo, anche materiale. Perché visto dal basso, dal punto di vista dei 2/3 della popolazione mondiale, l'emancipazione sociale passa ancora per il miglioramento delle condizioni di esistenza, per la liberazione da carichi di lavoro disumani e dalla servitù. E il lavoro di cura non retribuito è servitù, non ci dimentichiamo. Come retribuire la cura è una domanda a cui diverse risposte sono possibili e di cui si può parlare, ma soprattutto come retribuire la cura è una domanda che bisogna porsi collettivamente, all'interno di movimenti e di lotte contro il capitale, contro l'eteropatriarcato, contro il razzismo, il colonialismo, il produttivismo, l'estrattivismo e la tirannia della crescita. Queste sono lotte che già esistono, che possono finalmente convergere verso una lotta unitaria più forte e più efficace in difesa del vivente. Le risposte potranno quindi essere diverse, contestuali, ma anche collegate dalla conoscenza e lo scambio di esperienze, di riflessioni, di prassi a livello internazionale. Insomma, sono convinta che la rivendicazione di un reddito di cura ha un potenziale enorme per rivoluzionare il sistema, per salvare il mondo cambiandolo. Si tratta ora di lavorarci collettivamente e farlo venire fuori questo potenziale. E per questo, qui concludo, ci sarebbe bisogno sempre di più di una internazionale ecosocialista, una internazionale in cui convergano soggettività e lotte di classe, transfemministe, antirazziste, antispeciste. Insomma, tutte quelle lotte che resistono all'estrazione di valore per mezzo di disuguaglianza, di sfruttamento e degrado dell'ambiente. Chiamiamola una internazionale delle forze di riproduzione. Questa internazionale non esiste ancora, ma parafrasando Arundhati Roy, in un giorno di calma possiamo sentirla respirare. Come dice Silvia Federici, la riproduzione è il punto zero della rivoluzione, quella che, se presa sul serio, consente di rovesciare tutto. Ma questo non vuole dire che siamo a zero, tutt'altro. Lottiamo sulle spalle di gigantesse, che non sono persone singole, ma masse in movimento in tutto il mondo, come quelle del movimento transfemminista, del movimento per la giustizia climatica, del movimento zapatista,